unici fattori che influenzano questo processo, o la dotazione di infrastrutture non è l'unico fattore che influenza questo processo. E quindi quello che in questo momento si può ipotizzare è di avere un'evoluzione rapida di questo sistema infrastrutturale pugliese, con delle scelte che vadano nella direzione di riorganizzare rapidamente le risorse all'interno del sistema, facendole cooperare in modo innovativo. In buona sostanza serve una discontinuità rispetto al passato. E qui viene la genesi del termine, immagino che questo sia un po' la genesi del termine corsaro, che ha una accezione positiva nel senso storico, anche se ovviamente hanno commesso anche loro le loro malefatte, ma almeno lo facevano in modo istituzionale. Qui il senso è anche un po' quello dell'immagine di Dalì, che è un po' surrealista, cioè è il senso un po' di incominciare ad essere molto concreti, altrimenti i grandi operatori internazionali non avranno più interesse a trattare con noi. Bisogna essere molto pragmatici, non si può pensare e mantenere l'azione lontana dal pensiero. Se si pensano certe cose bisogna concretizzarle, bisogna essere snelli, questo è un carattere della modernità del management. Ormai si va verso sistemi che siano semplici, che siano rapidi, che non abbiano appesantimenti per esempio burocratici. Occorre unità di intenti e poi soprattutto occorre coraggio, cioè è un cambiamento, non va benissimo adesso, è un cambiamento che si può fare e che chiede delle scelte coraggiose, chiede di avere fiducia negli altri, e quindi da questo punto di vista è sicuramente diciamo un'avventura, perciò Puglia Corsaro. Piattaforma logistica significa alcune cose, nella ipotesi che si sta, su cui si sta lavorando, significa un sistema di infrastrutture, ma significa anche, e qui degli elementi su cui ovviamente si può discutere, però gli orientamenti sono molto forti in questa direzione, poter avere un attore unico che coordini tutte queste risorse e che sia credibile nei confronti di soggetti esterni. I soggetti esterni ormai sono grandi operatori che possono prendere la decisione dall'oggi al domani di spostare un traffico da un porto verso un altro porto, da una nazione verso un'altra nazione. Se noi non siamo in grado di presentarci in maniera credibile e unitaria, questa opportunità si perde in maniera irreversibile. Bisogna però impegnarsi a attrarre flussi di merci. Questo è già un altro punto su cui poi torneremo, cioè questo è un'ipotesi di funzionamento della piattaforma che non è basata sul fatto che, avendo una dotazione di infrastrutture, noi tutti devono venire da noi perché abbiamo il porto più bello, la gru più veloce e così via. No, qui il discorso è che bisogna andare a caccia delle merci che possono venire nei nostri porti, che possono essere spedite dai nostri aeroporti, e questo è un approccio che fa parte di quella discontinuità. Le merci non vengono perché abbiamo una bella posizione geografica o perché abbiamo delle buone infrastrutture, le merci vengono perché noi riusciamo a presentarci ai grandi operatori attraverso un approccio di sistema, che significa avere dei servizi logistici che siano integrati, che siano affidabili e soprattutto che abbiano elevato valore aggiunto. E quindi il focus della proposta è quello di guardare la domanda di servizi logistici come l'elemento centrale del modello di sviluppo e ipotizzare un modello di governance di questo sistema che possa essere efficace per la competizione che stiamo per affrontare. Il modello di governance è qui schizzato, nel senso che è un modello che deve in qualche modo registrare da un lato un approccio top down, cioè delle scelte di indirizzo che in qualche modo si risentano poi nelle scelte della base, e dall'altro però debba in qualche modo coinvolgere dal basso e quindi sviluppare delle forme di partecipazione affinché ovviamente si possano poi trovare quei giusti equilibri per la gestione della piattaforma. E quindi anche dal punto di vista strumentale il modello di governance vedrà delle forme di coordinamento più o meno forte a
seconda dei temi e degli attori e quindi un'ipotesi di comitati. Il documento che vi vado a presentare è fatto di tre parti, però io essenzialmente mi concentro sulla prima, essendo la seconda e la terza più note e essendo invece la prima più di orientamento. Tutto se passiamo all'altro documento. Passiamo subito alla seconda. Allora, veniamo allo scenario. E io ho provato, ragionando appunto anche con l'assessore e ragionando con altri colleghi, ho provato a costruire con pochi dati quella che è la situazione, come sta evolvendo. Questi sono dati molto recenti, sono i dati più recenti che abbiamo a disposizione e se osservate il volume delle esportazioni, qui abbiamo che su un totale per l'anno 2000 di 6.300 miliardi di dollari, nel 2009 il dato, e questo è un dato che ha sorpreso anche me, se devo essere proprio sincero, si è praticamente raddoppiato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che con tutta la crisi in realtà il nuovo sistema a cui stiamo tendendo è un sistema globale, produttivo, è un sistema che muove molto le merci. Quindi non si va verso grandi concentrazioni, ma si va verso grandi movimenti. Questo non è detto che sia il modello che noi vedremo fra nei prossimi anni, questo va detto per le ragioni che vi ho citato prima. Cioè probabilmente questa è stata una eccessiva espansione e probabilmente vedremo nelle decisioni delle grandi imprese un fenomeno di rientro, ma questa è una mia ipotesi, che in qualche modo sento un po' il... L'esportazione dalla Puglia no, no, questo è il volume di esportazione mondiale, nel mondo, la finestra è aperta sul mondo. Se poi entriamo nello specifico... Nel volume delle esportazioni, io sono passato subito dal 2000-2009 per dargli la sensazione di quello che sta avvenendo. Se entriamo, zoomiamo, ma solo per alcune aree geografiche, per esempio vediamo che il volume delle esportazioni del Nord America, che è di 1.000 miliardi di dollari, verso tutto il mondo, quindi Nord America è Canada e Stati Uniti, non c'è il Messico, però diciamo quei dati si possono ricostruire, non cambiano molto, vediamo che invece il Nord America ha incrementato del 30%, 31%, è andato a 1.300 miliardi. Ma l'immateriale del Nord America? Come queste sono esportazioni di merci, solo merci. È chiaro che qui c'è tutta l'altra partita sull'immateriale su cui ancora sopravvivono gli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece l'Europa, c'è stata una crescita, e questo è un dato molto importante, volume di esportazioni, e il dato ovviamente, ma questo ce lo aspettiamo, è quello del dato più diciamo stupefacente, quello dell'estremo oriente, con un più 100%, perché ovviamente il volume si è raddoppiato diciamo, coerentemente con il modello di sviluppo. Qui in questo schema, facendo un po' di calcoletti per aggregare un po' delle cifre e darvi una visione sintetica del problema, abbiamo messo tre grandi pezzi del sistema: Europa, Estremo Oriente e Nord America. Nell'Europa è inclusa anche la Russia. Che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che per quanto riguarda gli scambi commerciali Europa-Estremo Oriente, abbiamo sempre nel confronto 2000-2009 un più 120%, 124%. Abbiamo 1.128 miliardi di scambi. Questo cosa vuol dire? Che è merce che va e merce che viene dall'Europa, quindi abbiamo sommato le due somme. Questo per dare una dimensione al canale di collegamento, canale commerciale di collegamento fra Europa e Estremo Oriente. Se guardiamo invece la crescita Europa-Nord America è più 39%, più 40%, quindi l'America è diventata meno importante per l'Europa e l'Europa è diventato meno importante per l'America. Se guardiamo invece Nord America e Estremo Oriente abbiamo un più 35%, quindi questo vuol dire che c'è stato